non poteva che essere dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte la Lancia d'Oro della 145esima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 22 giugno. La Lancia, nata dalla collaborazione tra l'artista Giovanni Frangi e il maestro intagliatore Francesco Conti, è ispirata a due dipinti dell'artista. Sono due dipinti che sono uno agli Uffizi e uno a Palazzo Vecchio, e nei quali si vede, in quello degli Uffizi c'è l'Immacolata Concezione, quindi c'è un diavolo a un certo punto con la coda che si avviluppa intorno all'albero, che è l'albero del peccato originale, e quella coda che si avviluppa, l'iconografia del serpente, è quella che vediamo ricoperta in oro alle nostre spalle. L'altro, secondo me, è ancora più significativo, perlomeno per la storia di questa mostra vasariana del 30 di ottobre, perché già il disegno preparatorio che è al Metropolitan dei primi frutti della terra donati a Saturno ricorda per certi versi l'avviluppo del serpente, ma ancora di più lo fa l'affresco che è a Palazzo Vecchio, dove si vede veramente bene questo serpente che gira intorno a un albero che è l'albero del male, e con ai piedi il Saturno e il diavolo. Quindi è un'iconografia tipicamente vasariana, molto bella, che l'artista ha voluto riprendere, ha riportato nella Lancia e ovviamente l'ha poi dipinta d'oro, il nostro metallo preferito ad Arezzo, e quindi è una Lancia secondo me bellissima. La novità più attesa di questa edizione è senza dubbio il ritorno della consegna dell'ambito trofeo sotto la tribuna. Avverrà in un palchetto apposito che verrà costruito nei prossimi giorni, che affiancherà quello dove normalmente risiede il cameraman che riprende la giostra, e che è separato, ci sono circa 2 metri di distanza dalla tribuna A, per impedire che dalla tribuna A si acceda al luogo fisico dove il sindaco consegna la Lancia al rettore del quartiere vincitore. L'altra, diciamo, novità per certi versi, ma in realtà non avrebbe dovuto essere una novità, ma la consideriamo tale, è che da parte del prefetto, da parte mia e condiviso con i rettori, c'è la richiesta a chi è in piazza, sia che occupi un posto a sedere, sia che stia nei posti in piedi, non si muova fino al termine dell'esecuzione dell'inno di Arezzo.